italiani, siamo figli di uno Stato che per tutta la vita ha aiutato, come in ogni famiglia i propri figli aiutano lo Stato. Noi l'abbiamo fatto sempre con dignità, come una economia domestica, abbiamo sempre collaborato con dignità e con onore. Adesso siamo noi, per oggi, per questo momento, a chiedere aiuto allo Stato. Stiamo cercando di raccontare le storie di chi in questo momento soffre, di chi ha perso il lavoro, di chi invece non può tornare a lavorare e magari è sotto un sostegno di ammortizzatore sociale come la cassa integrazione. Qual è la sua storia? Lei mi ha raccontato che è un lavoratore in albergo, fa il facchino d'albergo e da marzo non lavora più. Esatto, io è da marzo che non lavoro più e diciamo che siamo fra l'incudine e il martello, perché la cassa integrazione non arriva, siamo sospesi dal lavoro e non possiamo muoverci in nessun modo, quindi la problematica nasce da un discorso: dobbiamo pagare l'affitto, dobbiamo pagare il gas e la luce? I proprietari di queste aziende non aspettano, ci lasciano in mutande. Andremo a finire sotto un ponte se andiamo avanti così. C'è stata troppa negligenza da parte dei settori di responsabilità, che diciamo che hanno preso sotto gamba questa situazione, quindi cassa integrazione in ritardo, diciamo si sono scrollati di dosso la loro responsabilità, lasciandoci senza né un ni né un sì, né un ma e né un perché. Secondo lei il governo e l'amministrazione, in questo caso comunale e anche regionale, hanno veramente idea di chi sta morendo di fame in questo momento? No, secondo me no, anche perché loro hanno il loro bello stipendio, quindi chiuso un occhio puoi chiudere anche l'altro. Devi farci ritornare a guadagnare e non fare arricchire a tanta gente che fa le cooperative e che siamo, e non siamo tutelati in quel settore, nessuno che lavora per una cooperativa. Per quello ci sono tante cose che vogliamo chiedere, ma soprattutto prima di tutto la cassa integrazione, perché è un nostro diritto. Vengono un sacco di turisti, vengono soprattutto a Milano, quindi senza di noi cosa possono fare? A parte ci devono tutelare per non licenziamento e per la continuazione di cassa integrazione, perché alcuni hotel di lusso non stanno aprendo e non si sa ancora quando aprono. Ci è arrivata adesso una lettera ieri da comandata, che la nostra cooperativa ha detto che siamo in sospensione lavoro. A oggi non è arrivata ancora la busta paga, non sappiamo neanche se quei 4 soldi li prendiamo.